Intervento complesso e molto delicato, data la pericolosità del materiale stoccato, quello nel quale sono stati impegnati i vigili del fuoco di Pesaro da poco prima delle 11 di questa mattina sino alle 17.15 di oggi pomeriggio. Intervenuti con 10 uomini e 3 mezzi a Cattabrighe di Pesaro. Il materiale stoccato in un silos contenente residui di lucidatura di alluminio ed acciaio, praticamente quasi polvere, della ditta Finiture Metalliche Zordan in via Tevere, per casistica ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, ha presentato un principio di incendio. All'arrivo di una prima squadra di vigili del fuoco, l'analisi del contenuto con la termocamera ha evidenziato una temperatura interna del materiale di oltre 200 gradi centigradi. Elevata infiammabilità del materiale, soprattutto a contatto con l'acqua, ha costretto i vigili del fuoco ad un intervento complesso, tutto esterno, per abbassare la temperatura del silos, operazione che è durata fino alle 14 di questo pomeriggio. Dopodiché i vigili hanno incominciato a mettere in sicurezza il sito, smontando il silos, tra l'altro nuovo e di ultima generazione. Alle 17.15 l'intervento è stato chiuso con l'ausilio anche di una seconda squadra di vigili del fuoco ed altri mezzi arrivati a supporto, sventando così disastrose conseguenze data la quantità di materiale ferroso presente nel silos nel momento del principio d'incendio.